Allora, pronti per quest'anno scolastico? Guardate Alessio con il grembiulino blu, prima elementare e terzo anno, no, secondo anno di asilo per Mattia. È vero? Vero. Vero? Vero? Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Vi avevo fatto vedere prima la scena dei bambini che sono andati a scuola, all'asilo. Insomma, stamattina è stata proprio la mia valanga di pianti, perché quando ho messo il grembiulino ad Alessio è stato molto molto emozionante. Poi Saverio con il suo primo superiore, vabbè, Luigi andrà via sabato all'università, quella è un'altra batosta perché andrà proprio via da casa e inizio già. Comunque mi avete mandato dei messaggi veramente carinissimi perché più di qualche mamma che i ragazzi vanno all'università hanno lo stesso stato d'animo mio. Si dicono dopo ti abitui, però l'inizio è tosta. Io la sto vivendo proprio male, ve l'ho già detto, cioè, sono contenta per il suo bene, ma nello stesso momento male perché non lo avrò a casa. Insomma, comunque è sempre fuori. Niente. Comunque Alessio si è alzato proprio in maniera molto euforica stamattina, non vedeva l'ora di andare a scuola. Come l'ho chiamato Alessio? Subito lui è scattato come una molla. Mattia sta subendo un po' il distacco dal fratello perché loro andavano nella stessa classe all'asilo e quindi stamattina stava proprio male perché diceva: ma io non vado più con Alessio. Insomma, stava un po' così. Vabbè, passerà mo' all'1 e un quarto lì, vado a prendere. Niente, mi faccio il mio caffettino. E comincio perché veramente a casa c'ho un disordine fin qui e mi devo dare una mossa, visto che non c'è nessuno a casa, me ne approfitto veramente a fare una bella pulizia come si deve. E niente, mi bevo il caffettino e ci vediamo dopo. E siamo giunti nel pomeriggio, i miei figli mi hanno chiesto, specialmente i piccolini, che lì facevo un bel dolce. Con l'autunno, insomma, ho voluto dare qualche accenno di autunno anche in casa mia, anche se abbiamo tanto sole, e sono andata a fare un plum cake alle carote. Ora vi dico gli ingredienti. Allora, io ho messo, vabbè, ho sbucciato 300 grammi di carote, anche se sono un po' di più, non fa nulla, 280 grammi di farina, 100 ml di latte, 160-170 di zucchero, due uova, 100 g di burro, io in questo caso ci ho messo 70 g di olio di semi di girasole. In questa ricetta potete mettere le mandorle, ma io sono già andata ad aggiungere 80 g di farina di cocco. E niente, poi il lievito, a piacere vostro potete anche aggiungere la vanillina, io non l'ho messa. E niente, ho fatto andare qui nel bimbi, una volta ho imburrato, infarinato la teiera, sono andata a mettere il primo strato, mangio le parole, e poi ho aggiunto la Nutella al centro e l'altro strato con il composto che mi è rimasto. Ho aggiunto un po' di gocce di cioccolato e per fare un po' di crosticina sopra ci ho aggiunto un po' di zucchero. E niente, comunque questa ricetta ve la lascio giù in info box. Io faccio sempre questa ed è veramente buonissima. Allora, questo è il plum cake che ho sfornato, veramente buono, è cresciuto tantissimo. Vi lascio giù nell'info box la ricetta completa. Io ve la consiglio di fare perché è una ricetta, questa la faccio sempre ed è buonissima. Un po' per fare la merenda, colazione, insomma, una ricetta autunnale. Anche se da me con il sole, non so se già ve l'ho detto in un altro video, non è che ho tanta voglia di mettere le cose autunnali, però iniziamo a dare qualche accenno di autunno.
Anche se qua c'è il sole di questi dolci qua. Poi man mano non voglio tanto decorare la casa perché zucchette no, andrò a mettere giusto qualcosina perché quest'anno faccio decidere ai bambini le cose da mettere, tipo gli animaletti, ma queste cose qua, ma molto più in là, fino a, cioè, mo c'è il sole, fino a che c'è il sole qua non faccio mettere nulla. Comunque i bambini tutto a posto, ad Alessio è piaciuto tantissimo la scuola, poi non sono riuscita a fare il video perché comunque sono andata a prendere i bambini, mi sono molto concentrata su di loro, insomma non sono riuscita a fare più nulla. Allora, visto che mo, ho messo a fare il dolce, ho editato qualcosina. E niente, quindi questa è la mia giornata e niente, poi ci aggiorniamo dopo. Ah, dimenticavo, vi voglio far vedere un prodotto nuovo, ma sicuramente lo conoscete, per me è nuovo, è la prima volta che lo acquisto, è questo qui, il Ters. In poche parole sarebbe multiuso igienizzante super sgrassante Ters, senza risciacquo, ammoniaca profumata, lucida, pulisce, deodora, vetro e ceramica. Io l'ho pagato 1 euro questo qua. Vediamo che c'è scritto dietro. Allora, vaporizzare sulla superficie da pulire e procedere con un panno umido. Vabbè, vetri, specchi, piani cottura e superfici riflettenti. Oltre alla normale pulizia di odore, lucida i pavimenti. Ah, quindi anche per i pavimenti. Eh sì, sarebbe, cioè, ammoniaca normale, cioè un'ammoniaca messa dentro lo spruzzino, in poche parole. Cioè, ammoniaca messa nello spruzzino, ho capito. Vabbè, sta marca allora la conoscevo, però mi ha incuriosito lo spruzzino. Va bene, vi ho fatto vedere questo prodottino. Buongiorno, giorno dopo il plum cake è andato via, giusto due pezzettini piccolini, li volevo far fare colazione, ma hanno fatto un pezzo tira l'altro, ve la consiglio veramente, è una ricetta, però a parte che è veloce, poi si mette tutti insieme come avete visto, tranne quando dovete tritare le carote. E niente, mo mio marito sta mettendo i grembiulini ad Alessio e Mattia, mi sto preparando, ci manca ancora un quarto d'ora, si sono svegliati tranquilli. E niente, speriamo che se la portano sempre così, per il fatto della scuola. E niente, allora, tanto il video comunque, mo chiudo questo, apro un altro. E niente, allora chiudo qui dal mio regno, del mio bagno. Io chiudo qui il video. Mi trovate sempre su Instagram come LubiHome. Mi raccomando, andate nell'info box per la ricetta perché me lo chiedete spesso. Ma la ricetta, però non aprite mai l'info box. Se riesco, ve lo metto nel primo commento. Niente, io vi do un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!